famiglia numerosissima, Babbo in prime e in seconde nozze molto prolifico, Dylan, Olivia che è stata medaglia d'argento quarta, Vicentino delle Fiamme Gialle cresciuto in Atletica Vicentina, Karou, Zalewski, Polonia, Jan Tesaj. Zalewski parte alla grandissima, duecentista qua, il treno davanti, Matteo che sta andando molto bene e può lasciare dietro Tesaj, attenzione a Dylan Borlée davanti, è Dylan Borlée che passa alla campana, mentre si è un po' perso Tesaj, è quinto e non è facile rimontarli tutti. Ricordo che sulle gambe per più di uno può esserci anche la gara del mattino. Si sta molto ben comportando Matteo Galvan, no. E adesso arriva Tesaj, non trova strada all'interno perché opportunamente cerca l'esterno Matteo Galvan. Primi due posti da accogliere eventualmente, sì! Bravissimo, fantastico, bravissimo. Ha lasciato dietro Karol Zalewski e quelle monete di cui vantava possesso Stefano Tilli non le avrei spese, non avrei mai immaginato. E invece si dice photo finish, ma dovrebbe essere secondo, se lo gioca con Zalewski. Secondo, 46-82, 46-84 per Zalewski, fantastica gara, ha potuto approfittare della... parziale insipienza tattica di Jan Tesaj che si è fatto sorprendere nella prima mercato strada interna quando non c'era spazio, ha dovuto fare poi la terza corsia, ma qui bella la rimonta di Matteo nel tratto finale su uno che su 200 va forte. Sì, e anche Matteo che ha un po' nel suo gran carattere d'Achille la guarda sì, come sì. Si sono sfiorati. Due turni nella stessa giornata l'ha sempre patiti, invece oggi no. Guarda che grinta, bravissimo. Ha sorpreso Dylan Borlée, se vogliamo, che ha fatto il suo primato, l'ha migliorato di un centesimo. 21,86 è passato Fratelli Gemelli, eccolo lì, Galvan 46,82, finale per lui, è questo. Una grande prestazione. Era difficile da pronosticare. Sì. Terzo, quarto posto sì, secondo no. Bravo. Fino in fondo.